Proviamo a leggere qualche passo di questo libro. Non l'ho scritto io questo, eh? A caso, eh? Dimmi basta. Se Basta. si dimentica il Tao, c'è la giustizia. Se si dimentica la giustizia, c'è la moralità. Se si dimentica la moralità, c'è la legge. La legge è l'involucro esteriore della lealtà. E la fiducia è l'inizio del disordine. Le nostre conoscenze non derivano dal Tao, poiché nascono dagli abissi della nostra incomprensione. Perciò la maestra si attiene al frutto e non all'involucro esteriore, dimora del Tao e non ciò che lo nasconde. Ecco come accresce la propria saggezza. Cosa significa questo? Non ho capito. Non ho capito. Perché dice che il Tao non è. Il Tao praticamente crea disordine. Il disordine crea la saggezza. Ma la saggezza è fuori dal Tao. Il Tao è dentro un involucro chiuso. Ma l'involucro non c'è. Quindi non ho capito. Ne leggiamo una, dimmi basta. Governare Basta. un grande stato è come friggere pesciolini. Se si attizza troppo il fuoco, si rovina la carne. Quando si usa il Tao per governare il mondo, allora il male perderà il potere di nuocere al popolo. Non perché il male non esisterà più, ma solo perché ha perduto il proprio potere. Come il male può perdere il potere di nuocere, così la maestra rifugge l'uso della violenza. Se non si dà al male qualcosa a cui opporsi, allora la virtù tornerà spontaneamente. Cosa significa? Che se non c'è il bene non c'è neanche il male, quindi il Tao non c'è né bene né male. Togli il bene, non c'è il male. Se togli il male non c'è neanche il bene, quindi il male usufruisce del bene per fare il male, se no non so che cazzo, non lo so.